protagonista è la città, la musica, è una, non è una prima volta questa per noi di far arrivare la musica dal cielo, e la Torre del Cassero diventa il palcoscenico, la platea e tutta la città. È una danza molto bella tra Pechino e Pulcinella. Si vengono di calci, si spaccano le ossa, mangi fuoco, sala passa. È un momento di suggestione che tra l'altro per noi non è solo fine a se stesso, è a questo pubblico sostanzialmente assente, perché è un evento a porte chiuse, ma è una vetrina internazionale, perché in cima alla torre ci sono tre artisti, due rockstar e un DJ di chiara fama internazionale. Sto parlando di Marky Ramone, una rockstar americana che è un mostro sacro del rock punk, che si esibisce alla batteria. Edoardo Bennato, che non ha bisogno della mia presentazione, di cui si sta sentendo le prime note, e Ringo DJ, che credo che sia uno dei DJ ormai più famosi che c'è in Italia. Quindi pensare, ecco, di esserci riusciti per una semplice anche esibizione, quindi non a livello professionale, ma a livello semplicemente di dimostrazione, anche di esibizione musicale, credo che sia un ottimo inizio per la fine del coprifuoco, la zona bianca e l'estate castionese. È un momento anche per ricordare una persona. Sì, dedico questo momento musicale alla famiglia Meoni, a Chiara e Fabrizio, che non ci sono più qui, e spero che ci possano ascoltare stasera.